Il tragico evento registrato a Teramo la scorsa notte in Via Longo è per certi versi un qualcosa di già annunciato. È il pensiero dei vicini residenti che da tempo avevano già notato persone introdursi nell'area transennata dal comune di Teramo. Una condizione causata anche dall'assenza di una struttura in città volta ad accogliere queste persone che vivono uno stato di grande difficoltà e su cui l'associazione La Casa del Popolo è tornata a chiedere un intervento da parte delle istituzioni. La morte di Via Longo di questi due giovani ragazzi fa emergere in città nuovamente un problema che noi come Casa del Popolo abbiamo portato avanti per diversi anni, cercando di stimolare le istituzioni per risolvere questo problema annoso. E proprio lì a Via Longo abbiamo chiesto un intervento serio di riqualificazione del quartiere che potesse dare alle persone più povere un tetto su cui dormire, un tetto caldo appunto dove poter condurre una vita dignitosa. Purtroppo oggi le risposte non ci sono, l'ATER è immobile, il comune non riesce ad avere lo slancio giusto per concretizzare appunto la costruzione di nuovi appartamenti e la morte di questi due giovani ragazzi forse a questo punto è imputabile a tutta quanta la società, non solo alle istituzioni ma anche a noi cittadini che purtroppo restiamo silenti e che non riusciamo a dare gli stimoli e gli input giusti alle persone, a chi ci governa, a fare qualcosa di reale. È emerso pochi giorni fa l'ipotesi di costruire a Teramo un dormitorio e qualcuno si è messo contro. Oggi più che mai, alla luce di quanto accaduto a Via Longo, è necessario in città avere un dormitorio, avere un luogo dove potersi riparare la notte, dove potersi riparare dal freddo e dove trovare appunto riparo. Il comune di Teramo, per voce dell'assessore al sociale Ilaria De Sanctis, ha definito il tragico evento una sconfitta per l'ente, ma anche per tutta la comunità teramana. È una sconfitta, io l'ho dichiarato subito, una sconfitta mia personale come assessore, perché è chiaro che quando accadono questi fatti, col senno di poi magari si crea un percorso mentale per cui probabilmente se ci fossimo stati un po' più dietro, soltanto che davanti ai rifiuti è anche un po' difficile, sono tutte situazioni problematiche ma anche con un disagio che va oltre il disagio sociale e forse anche la ASL dovrebbe vedere, cioè insieme a noi su un tavolo, vedere come gestire, perché c'è bisogno anche di una struttura per vulnerabili che a Teramo c'è ma non basta.